Il secondo giorno di ritiro in casa rossoblù è caratterizzato dalle dimissioni dell'addetto stampa Eligio Galeone, con una sorta di blackout temporaneo della comunicazione del club con il mondo esterno. Intanto il mercato rossoblù è in pieno fermento e con il direttore sportivo ionico Francesco Montervino abbiamo tracciato le linee guida relativamente ai tasselli ancora mancanti e al reparto maggiormente bisognoso di attenzioni. Allora, sicuramente calciatori che mancano per completare la rosa sono sicuramente tre ancora calciatori over e almeno un paio di under per arrivare a quella che è la quota di 22 calciatori massimo tutti insomma da prima squadra per poi aggregare i ragazzi della Juniores. E sicuramente il reparto che in questo momento va più attenzionato è l'attacco, perché in mezzo al campo a mio avviso siamo completi, dietro può mancare qualcosina, ma davanti dobbiamo fare qualcosa di importante. Montervino chiarisce anche le voci relative al presunto ingaggio di due calciatori argentini. No, per quanto riguarda la pista argentina, sicuramente stiamo seguendo dei calciatori argentini, ma non solo, anche tanti italiani, ma tanti europei. Non ci stiamo fermando a quelli che sono i soliti nomi. Chiaramente sai benissimo che nomi non ne faccio, però c'è la possibilità di vedere, soprattutto nelle parti avanzate, probabilmente qualche straniero.